Non volete parlare, non volete confrontarvi? Pensate che sia utile? Qui si sta consumando una crisi che nasce nel 2018, una crisi che nasce quando viene venduta Magneti Marelli. Io chiedo di bloccare quella vendita, perché quella vendita era una vendita che avrebbe portato a quello che oggi state vedendo, cioè lo smantellamento non di questa fabbrica, ma progressivamente di tutte le fabbriche di Magneti Marelli. E io sono qui per dire una cosa che secondo me è importante che gli operai sappiano, che questa crisi non si combatte qui, ma si combatte facendo una grande mobilitazione sull'automotive in tutta Italia. La Fiat se ne sta andando, se n'è andata, guardate i numeri della presenza e della produzione negli stabilimenti, lo ha fatto dopo che lo Stato italiano gli ha dato una garanzia per pagarsi un dividendo. A quel pagamento l'unico che si è opposto è il sottoscritto, nessuno ha detto niente, come nessuno sta dicendo niente oggi sul fatto che le macchine, le produzioni di veicoli sono diminuite del 30% dall'epoca di Marchionne, e non lo si sta dicendo e non c'è una mobilitazione nazionale, mentre invece c'è stata quando Marchionne aveva aumentato la produzione fino a 1 milione di veicoli, perché la Fiat e in particolare gli Elkan sono proprietari di Repubblica, che è il principale giornale della sinistra italiana. Da quando se n'è andato Marchionne, è morto Marchionne in poi, i numeri sono impressionanti e non si sta facendo nulla, non si sta dicendo nulla, nessuno si mobilita. Questa crisi che vedete qui è l'inizio di una crisi molto più profonda. Allora, io non ho nessun vantaggio politico né a scontrarmi con gli Elkan, né a scontrarmi con Repubblica, né a dire una scomoda verità sull'Andini e sul sindacato. Ma se questa verità, questa scomoda verità, non viene detta, questo problema non si risolverà e la deindustrializzazione dell'Italia andrà avanti. La FIOM può fare quello che vuole, può non parlare con me, può andarsene da un'altra parte, può minacciare i blocchi, può mobilitare le persone, ma le risposte le deve dare ai lavoratori. Lavoratori che oggi, vi faccio notare, Stellantis ha mandato via in un numero di 7.500 senza che nessuno dicesse niente. Questi sono gli esuberi in Italia. Gli esuberi in Francia sapete quanti sono? Zero. Sapete quanti prodotti vengono fatti nelle fabbriche francesi? 15 prodotti. Sapete quanti in Italia? 7. E nessuno dice niente.